Ciao amici di YouTube, qui con voi. Ciao amici di YouTube, qui con voi Sciale Bumbo. Oggi ragazzi siamo in un nuovo video. Oggi ragazzi siamo ritornati a Milano. Lo sapete, ci vengo spesso a Milano per pochi giorni e per creare dei contenuti. Come sempre ragazzi, il Duomo di Milano nella mia intro non può mai mancare. Oggi ragazzi farò una sorpresa a mio fratello Christian, perché oggi lo porterò a mangiare il sushi migliore di Milano. Vi chiedo almeno 8000 mi piace. Commentate qui sotto con altri posti da andare a visitare a Milano, Roma, Napoli, quello che volete. Ciao ragazzi, sono venuto anch'io a Milano con mio fratello Sciale. Enzo mi ha proposto una bella cosa. Voglio fare una bella sorpresa. Appena ha detto ti porto a mangiare nel ristorante di sushi più buono di Milano, ho subito accettato. Senza neanche sentire, appena ho sentito sushi, sì, non vedo l'ora di andare, anche perché c'ho una bella fame. Speriamo anche che si mangia bene. Christian, tu dimmi, ti sono fidato. Ok ragazzi, ci siamo. Siamo pronti per andare a mangiare da Kaori. Voi dite, ma perché ti trovi a Kaori? Perché praticamente ho visto le recensioni su internet e dalle recensioni dicono che è uno dei più buoni di Milano, anche per persone a cui non è mai piaciuto il sushi. Sono andate qui e gli è piaciuto. Tipo io. E gli è piaciuto. Vai, ho buona aspettativa. A me piace un botto il sushi. Quindi mo entriamo e mangiamoci tutto. Ci siamo ragazzi, siamo nel ristorante giapponese più buono di Milano. Ti ho fatto felice e ti ho portato il miglior sushi di Milano. Lo sapete, a me il sushi non è che piace tanto. Ci abbiamo una fame esagerata. Ma adesso dobbiamo ordinare tutto dal tablet. E caro Christian qua, mi devi aiutare tu. Vai Christian. Allora Enzo, ordina ora. Ma sta cosa, che cos'è? Questa salsa di soia. Oh, meno male che la tengono, ma che raffreddore, mamma mia. Aspetta. Allora, se portavamo chef Franco era finita, eh. Oh, pazza. E ordiniamo sta roba. Allora, antipastino. Che sia, però la roba che mi piace, te prego. Bottini di verdura. Non ci sono quelle con i gamberi. Poi, i davvero, paglio, la mamma mia. Grazie. Una cosa che devi fare quando vai al sushi, provare l'acqua. È la cosa più buona. È lo spettacolo. La violi di carne, facciamo tutto per uno. Sì, vai. Al vapore. Nigiri. Due pezzi di nigiri, due di tonno. Non lo ricordo, te lo dissi, a me che lo scotch non mi piace. No, non più lo scotch. Bravo. Qualcosa di... Sashimi. Sashimi, dai. Facciamo uno e uno. Io voglio spaghetti di soia. Magnatele solo tu perché a me già non mi piace. Questo spaghetti a poco. Già sono spaghetti a poco. Tempura mi piacciono. Due piatti, ok, fatto. Due piatti. E questi qua? Calamaro fritto. No, ti prego, ti prego. Ah no, stick di gamberi, lo vuoi? Sì, oppure il calamaro fritto. Vi ho fatto l'ordine? Sì. Poi fra 8 minuti possiamo ordinare altri 10 piatti. Ci risiamo. Di nuovo il sushi dopo parecchio tempo. Non c'è È la quarta volta che lo provo. Sono io. 4-5 volte l'ho provato. Ma noi non molliamo. Vediamo se questo mi piace. Dai. A te sicuro. Sì. Questo McDonald's che ha fuori, secondo me dopo. Dipende come va sta giornata. Vediamo. Sono passati 12 minuti, possiamo fare un altro ordine. È bello sto fatto che praticamente ordini, poi ti danno una pausa, insomma, per riprenderti dal cibo e iniziare di nuovo. Ragazzi, inizio a fare un altro ordine, sono qua, ce ne andiamo. Chiude la cucina. Chiude la cucina. Abbiamo preso un po' di roba per Enzo, così se ne torna bello sazio. Spiedini di gamberi, spiedini di pollo, gamberi in tempura, calamari fritti. Insomma, roba che mi piace, roba perché la roba fritta mi piace. Anche la suola della scarpa. Sono arrivati pure gli spaghetti di soia. Guarda, in giro. È arrivato salmone scottato con mandorle tostate sopra. Mamma mia. Roba dove? Roba dei fritti. Vi amo fritti. Questi sono i bottini di gamberi. Questi mi ispirano tanto. Questo ha tanta roba. Grazie. Quanta roba. Ma quanta roba hai ritirato? No, guarda per niente. E io inizio subito da un nigiri. È buonissimo. Mamma mia. Lo giuro. Meglio di quello che abbiamo mangiato a Napoli. Sì. Pure. Godimento puro? Sono volato. Assaggia questi. Io già così sono sazio. Te lo giuro solo a vedere. Siamo all'inizio, insomma. Grazie Enzo, grazie Enzo. Stai godendo. Quanto pazzo è buono. Mi tocca assaggiare. Finalmente è arrivato il mio momento. Non lo so, finalmente. Beviamo. Ti prepari? Non ci credo. Non è una cosa che mi fa impazzire. Ragazzi, per la prima volta non mi fa schifo. Assaggiamo un bel tempura. Voglio che sta piacendo. Chi ha inventato il fritto? È il numero uno. Buonissimo, lo so che stai facendo l'acquolina in bocca anche voi. Certo, alcune cose non è che mi fanno impazzire, però lo sto mangiando con molto piacere. Voglio assaggiare questi qua. Questi di che stanno? La consistenza non mi piace tanto, però ci sta. Passiamo. E qua giù. Che cazzo stai facendo? Che canna arriva a fuoco. Che cazzo stai facendo? Un altro ordine. Vai, vai. Oh, pasta in brodo. No, Enzo, fa schifo. Cioè, non me lo piace. La situazione qui si sta degenerando. Tu questo l'hai mangiato? Non l'hai mangiato? Non l'ho mangiato. Apriamo le danze. Io vado con questo. Dammi la salsa piccante. Devi stare zitto. Ma questa è la salsa piccante. Sto gasando, non so perché. Dammi la salsa piccante. Ma qui? Ah, questa è la salsa agrodolce. Alla Wallera. Viva il sushi. Detto da me, poi.
buono. Il gambero è molto buono. Buono, eh? Mamma mia. Oh, vado con raviolo, voglio il raviolo, la mia cosa preferita. No, ma io vi devo far vedere pure l'ha messo dietro la gamba. Cioè, guardate qui, questa roba che sta dietro. E non è finita qua. Deve arrivare all'ultimo ordine che hai fatto. Mamma mia, che bello. Oh, assaggiamo sti calamaretti. Con una bella pastella, eh. Con gombosetti. Come non solo come nostro, sono giapponesi, roba. Mamma mia, a me questo piace. Come i gamberi arravogliati nella piatina. Assaggio questo, che? Dai. Sembra i gamberi. Mamma mia. Sono buoni, eh? Mamma mia. Della roba è fresca. Questi qua sono tra la griglia, buonissimi. Questa è roba tua. Assaggiamo subito. Tonno, avocado, salmone sopra. Questi non mi piacciono tanto, raga, ve lo dico. No, mi è fresco. Buono? Buono, buono. È buono. Preferisco i gamberi. No, questo è buono. Con gli gamberi sono buonissimi. Questo ha zuppato la sassetta. Oh, voglio assaggiare un raviolo. Ravioli per mangiamoci me. Sul raviolo insieme, raga, Cristiano, prego. I ravioli per me sono la morte. Lo abbiamo fiduciato, mangiarissimo. L'ha aiutato pure, non mi piace. Non capisci niente. Enzo, siccome non ti piacciono, vado io. Questo può andare spedito. Questo è sotto. Lo taccio. Tanto per te è tutto buono, quello che stiamo mangiando oggi. No! Stiamo guardando. Questo ha cacciato il fumo, roba spettacolare. Congelato. Congelato? No, ma devi stare zitto, non mi devo urti. Che fresco. Freschezza. La regola? Da sotto si fa? Non mi piacciono questi foto, né io. No. Questo posto merita. Non ci dobbiamo fermare. Ragazzi, questo è col pistacchio. Ho in difficoltà questa. Addio, a me piace di questo qua bello, fresco, freddo. Ragazzi, la freschezza del pesce fa la differenza. E andiamo. I miei profili di gamberi grigliati. Manca molto di raio. Piano piano finiamo. Finiamo perché stiamo mangiando benissimo. Vado con questo. Ma questo è che cazzo è? Gambero fritto. Troppo scocciniera attorno, non mi ispira. Cristian Massimino che dà le cavate, 3-0 1 Penso non mi devi dare la mano, eh? Io ti devo dare una mano. Siamo già questo. Ti do una mano sul pollo. Sì. Stiamo andando in difficoltà. La roba, no? Non la mangiamo? Fai la pelare. Non hai pagato la prima sushi. Non la pagherò. Vai! Voglio così carico. Però diventa una sfida. A un certo punto è una sfida, devi finire. Vai. Abbiamo finito anche questo. Questa è la roba che abbiamo finito. Questa è la roba che ci resta. Ci resta questo. Pollo. Questo. 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 Gri. Vedo un po' fuori dai giochi. Abbiamo tirato l'acqua. Dai, levi sulla viola mezzi. Dai, dai. Cazzo prendi 15.000 ravioli. Mi piace, giusto questo. Esatto, sotto un colpo. Dai, già la mano. Cagare. Vai, insomma, ti butto giù. Non prendi niente. No, in realtà stiamo facendo il fatto che io gli facevo una sorpresa e lo portavo a sushi. Che a me il sushi non piace, però questo mi è piaciuto. E lui ha fatto, no, ordiniamo questo, ordiniamo quell'altro, ordiniamo questo, ordiniamo quell'altro. E siamo arrivati un po' in difficoltà. Capita anche a me ordinare. Sì, ci facciamo prendere dalla foto. Troppo sono un coglione, ciò sbaglio. L'ho detto. Una volta in vita mi ha mangiato un sushi, non so cosa in difficoltà, non so perché. Cosa andavo con dei componenti adatti? Uno, lo dopo sì, stai mangiando, però. Che cazzo vuoi da me? Io non pensavo una bevanda a coscia aperta. Ci vuole, ho camminato, non la trovo. Una cagata a coscia aperta. Questo coso si manca, è buono. Vai giù. Oh, iniziamo! Vai, lo tengo qua. È pesante la cosa. Mamma mia. È pesante questa cosa. Ma fate pure uciato. Cristian, ti vedo in difficoltà. No, dai, abbiamo quasi finito, guarda qua. No. Mancano 5 pezzi. No, dai, ti do una mano. Sì. Dai, sì. Dai. È una questione mentale. Ma Enzo, vai. Non è male, dici la verità. C'è l'acqua. Ok. Ok, bro. No, no, Cristian, non morire. Enzo, sto morendo. Lo so. Per voi, abbiamo finito.
Beh ragazzi, siamo usciti soddisfatti. Abbiamo pagato 50 euro. Devo dire, mi aspettavo qualcosa in più. Ma invece, secondo me, 25 euro a testa siamo andati molto molto bene. E abbiamo mangiato bene. Enzo, grazie per questa manciata. Sono allegriato. Ci siamo comportati bene, ti ho aiutato. Grazie. Abbiamo finito. Abbiamo mangiato tutto. Tutte le portate, anche se abbiamo ordinato un po' troppo. Però io spero che ti ho fatto contento, sì, per grazie. Questo sushi di qualità a Milano. Quindi se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Consigliateci qui sotto nei commenti altri posti. A Rodwim, ma ciao. E il mio pensiero qui sul sushi cambia, caro mio. Sì, qui cambia. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao, aiuta Milano, ragazzi. È tutto. Un bacione. E viva il sushi, dai. Viva il sushi, possiamo dire. Viva il sushi, si becchi forte.